Allora ragazzi, bentornati su RetroPlay. Questa volta giochiamo a un gioco del 1990 programmato da Sean Coleman e il gioco si intitola Laser Hawk. È un gioco, ma avrete capito già dal titolo, fatto con il secolo shoot 'em up con straccionchetta, il tool della Sensible Software per poter creare giochi sparatutto. Ma in questo caso, a parte che è fatto particolarmente bene, soprattutto come grafica, c'ha la particolarità che questo Laser Hawk è una specie di hack perché aggiunge alcune cose che nell'originale Seok non c'erano. Adesso andiamo a vedere. Innanzitutto noterete che c'è il parallasse, ovvero l'effetto tridimensionale del fondale. Lo vedete? Eccolo qua, il sonoro se n'è andato. Sperimentiamo il sonoro. Ecco, mi hanno schioppato. Come vedete, il parallasse è fatto molto bene perché si vede anche attraverso i vetri, tipo lì, si vede il fondale attraverso i vetri. Cioè, stiamo facendo pietà perché sto giocando malissimo. Devo riprovare, ragazzi, devo riprovare perché questa prima partita è veramente. Vabbè, mo mi suicido perché tanto, ecco, mi sto suicidando. Vabbè, riproviamo, riproviamo. Allora, c'è anche un'altra differenza in questo gioco, ovvero che. Eccolo qui, ovvero che in pratica rispetto ai giochi normali del Seok, questo gioco qui c'ha la differenza che quando cambia il livello cambiano anche i colori del fondale, cosa che nell'originale Seok non si può fare. Tu imposti i colori fissi, ci sono due colori fissi e uno diciamo variabile nel Seok normale. Oh! Andiamo da qua. No, ma frega. Oh, ma è difficilissimo sto gioco, raga. Niente. Porca. Ultima vita. No, 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 mi sono bloccato, mi sono bloccato. Ah, difficile. Facciamo una terza e ultima partita, perché sto gameplay veramente sta durando troppo poco, ragazzi. Pochissimo. Facciamo un ultimo tentativo. Allora, come si ottiene il parallasse? Come in molti giochi del Commodore 64, il parallasse si ottiene in una maniera molto semplice, ovvero basta fare un carattere animato, dei caratteri animati dove si vedono in pratica dei puntini oppure delle stelle o quello che volete voi, che scorre in senso opposto rispetto al resto del fondale. Tipo, ad esempio, se io metto pausa adesso. Ecco, metto pausa, non si vede. Lo schermo scorre verso il basso, però invece questi puntini che formano il fondale dietro scorrono verso l'alto. Se l'immagine è ferma adesso, se l'immagine fosse, se il gioco fosse in movimento, con lo scrolling fermo noi vedremo tutti i puntini che scorrono verso l'alto. Infatti, quando viene raggiunto il boss di questo gioco, che non so, non credo che ci arriveremo, però lì si scopre l'altarino, si scopre il trucco perché si vedono i puntini che cominciano a scorrere verso l'alto. Avete capito qual è il trucchetto? Ho sbagliato. Riproviamo. Servirebbe l'arcade stick qua, perché giocare così proprio non mi viene, non mi riesce. Ecco, la fregatura di questo gioco è che la nostra astronomia può sparare solo 3 proiettili alla volta, che è un po' pochino, è un po' pochino purtroppo. Ah, per schivare proiettili che lo sapevo che c'era, mi sono andato. Mannaggia. Un'altra fregatura è che a volte quando muori ti fanno tornare in mezzo al fondale e non ce la puoi fare. Facciamo un ultimissimo tentativo perché comunque la grafica è molto bella di questo gioco, eh. Il programmatore veramente ha fatto un ottimo lavoro con la grafica. Ok, siamo riusciti a non morire qua. Ecco, ho appena parlato sul mod, ma è difficilissimo sto gioco, raga, una cosa. Oh, e vaffan bene. Vado qua. Ma porca, oh, mi frega sempre quello. Niente, ultima vita, ultima vita.
non ce la farò mai, e niente, non ce l'ho fatta. Comunque ragazzi, se vedete, a un certo punto ci sono pure delle barriere elettriche che non so come si fanno a passare, ma però mi sto incaponendo, mi voglio incaponire su sto gioco. Cerco di giocare un po', ecco, appena ho detto cerco di giocare un po' meglio, subito mano seccata, aspetta, ricomincio. Oh, oh, oh. No, ma ho dovuto prendere quello lì. Ok. Sono andato un pochino meglio, forse, eh? Forse. Ok, ce l'ho fatta, non fa mai colpito quello. E mi ha colpito quell'arma, mannaggia. Il problema mio forse è che sparo troppo veloce, perché l'astronavina, come vedete, può sparare solo 3 proiettili alla volta. Se io li sparo tutti e 3 di fila, che succede? Succede che rimango poi a secco quando mi assaltano gli altri nemici. Eccolo qua. Ah, bisogna passare al momento giusto, perché i laseroni lì non si possono distruggere. E bisogna passare quando scompaiono. Ma questo gioco è difficile, però è bello. Veramente è uno dei migliori giochi fatti con il Seok, secondo me, di quelli classici. Poi certo, ci sono i geni tipo Alf Ingui, che lui praticamente riesce a creare dei giochi molto diversi e diversificati col Seok. Non fa solo sparatutto, ma fa anche giochi un po' più di avventura. Ci ha fatto anche dei picchiaduro, degli arcade, perché diciamo è riuscito a cambiare, a sfruttare questo tool in maniere impensabili, e noi più avanti ne vedremo anche altri di giochi di Alf Ingvi. Intanto questo era Laser Hawk di Sean Coleman, uscito nel 1990, e noi ci vediamo al prossimo episodio di Retro Game. Ciao ragazzi di Retro Play, ciao ragazzi.